Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Nell'avventura di oggi di occhi ce ne vogliono mille. In questo nuovo vlog vi porto in un posto incredibile a 3000 metri, Montfaler, Val d'Aosta. Cosa c'è di incredibile? Beh, lungo la salita si trovano statue di legno di ogni dimensione scolpite dal genio Ciro Vierenne, che incontreremo nel nostro viaggio. Vedrete dei paesaggi favolosi. È difficile migliorarli, ma lui ce l'ha fatta. È chiamato Museo a Cielo Aperto. È unico al mondo. Ma in questo viaggio non sono da solo, ma sono accompagnato dalla mia personal mountain coach, nonché atleta di trail, nonché amica, Elena. La partenza è a 1800 metri da Vetan. Partiamo! Si è messa il verme in bocca e glielo sta dando ai pulcini. Che sono qui sotto. Che sono il mio nido. Ciao belli. Dunque, questa è un'achillea. Ma guarda che bello sto gufetto. Ce ne andiamo là sopra. E continuiamo a salire. Qui c'è un venticello. Minimo annuvolato, sì. Il Montfaler dove dobbiamo andare noi, che è quello. C'è proprio un nuvolone. Qua ci troviamo al cospetto del pescatore, bambin pescatore. L'anno scorso mi sembra che i pesci che sono qua non ci fossero. E poi gli ha aggiunto anche il border collie. Poi penso che la genialità assoluta, la signora che fa la pipì. Salviamo le api. Sarebbe il pastore, no? Come si chiama? Birzi? Berzi. Emozionante. Allora, qualche minuto e saremo arrivati al rifugio. Già da qua si sente un odore di polenta favoloso, ma noi non mangiamo. Andiamo ancora su e poi magari torniamo dopo a mangiare. Cosa dici? Sì. Dai. Sì, no, va bene. Anche perché se no il tempo poi cambia. Peraltro io non ho mai fatto i 3000, quindi sono contento. Sarà una bella esperienza. Sono molto contento e curioso soprattutto. Ok, se vedete questo cane vuol dire che siamo arrivati al rifugio. Rifugio Faler, l'opera di Ciro Vierenne, che è lo scultore di tutte le statue che abbiamo visto fino ad adesso. Sembra che ce ne siano circa 300 e lui ogni anno ne aggiunge. Infatti la parte emozionante è quella che ogni tot tu vieni qua e ne vedi di nuove. Ora di tutte queste sculture. Buondì. Buongiorno. E parla per me che vengo a sedia, ma... Ma ragazzi, se non te vorrebbe te lì, sì, anche in puenta. Fa però cacciano la macchina fotografica per lo sai? Beh. A donto guarda il pipito. Beh, ma avete le bette che hai in camionette? Sì, dipende come vuoi andare. Io non ho capito niente di quello che avete detto. Però più o meno ho intuito che... Ti vuole portare su in punta al Faler. Ok, però questo... ha detto un'ora e tempo su e giù, mi ha detto. Però ci ha messo un'oretta. Ha detto che anche tu in un'ora e mezza devi andare su e giù. Ah, stai facendo pure le foto. Poi devi mettervi la macchina fotografica. Guardate che storia. 1 ora e 40? Ci conviene incamminarci, direi. Seguiamo il percorso 13.
Peraltro mi sono appena accorto di aver registrato tutto questo pezzo con un po' di cioccolato qua della barretta che ho appena mangiato. Però adesso me ne vado sempre più su perché devo arrivare praticamente. Il paesaggio cambia tantissimo qua. Siamo arrivati ad un'indicazione. Col Fenêtre o Lago Morto. Ce l'abbiamo qua. Lago Morto dice 25 minuti. E invece Montfalaire dice un'ora e un quarto. Non so se riesco a farvi vedere, sono tutti questi zig zag qua. E adesso noi ci arrampichiamo esattamente seguendo il mio dito fino ad arrivare qua sopra. Poi c'è un altro pezzo che vi mostro dopo. Ma sembra lontanissimo. Più saliamo più si svelano tutte le montagne della valle. Secondo te si vede anche il Monte Bianco? No, vabbè, non c'entra niente. Peccato. Però era carino. Comunque vedremo altre montagne belle. Non ci sto credendo. Siamo saliti che eravamo lì, là sotto, su quel pianale lì. Ci abbiamo messo 10 minuti a fare tipo 18 tornanti. Ora stiamo salendo. La meta è sempre più vicina. Mi sono fatto imprestare i bastoncini perché devo dire che aiutano davvero nella salita. Se vedete dietro di me, che vista, che bello, meraviglioso. E comunque sono poco allenato, però guardate che roba, c'è il laghetto di sotto. Forse quello che mi sta facendo andare avanti è il fatto che ho uno scopo, un obiettivo. E voglio arrivarci, voglio fare i miei primi 3000 metri, quindi in qualche modo mi sto. La cosa più fastidiosa è arrivare in un posto del genere, cammini per ore e poi c'è la gente sotto che urla e schiamazza come se fosse in centro città, non curante di questo. Ma non ci sto credendo, qua siamo quasi a 3000 metri. C'è qualcuno che si fa il bagno. Ora praticamente qua ci si arrampica proprio e dobbiamo arrivare lì sopra. Cioè capite ancora quanto siamo saliti? Adesso si va su dove c'è una ferratina. Vedete qua, si sta arrampicando. Tutti gli aiuti in acciaio per portarci su. Io giuro che sono spompo. E adesso esattamente questa salita tutta a mano. Vabbè, ci vediamo su. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, qua sopra c'è oggettivamente c'è una vista meravigliosa, si vede tutta la Valle d'Aosta ma anche oltre in realtà. E ci ha fatto anche i complimenti. Chi? Il signore. Il tipo ci ha fatto i complimenti? Sì, bravi, bravi, bravi. Siamo stati bravissimi. Ce l'ha detto lui. Tu allora. Sei stato bravissimo, quindi... Io ho fatto il mio primo 3000 e sono una persona felice. E allora dimmi qual è l'emozione prevalente? L'emozione prevalente è che non avendolo mai fatto è un'emozione abbastanza singolare. Un'emozione di gioia. Scesi dai 3000 metri, siamo arrivati qua al rifugio, adesso ci congeliamo un attimo a mangiare perché non sappiamo veramente più. Bello birrozzo con questo tagliere un po' piemontese, un po' non si capisce, c'è un po' di vino tornato, c'è un po' di formaggio. Finito. Qui vado a bermi un bicchiere di vino. La mucca, questa mucca direi che da qui dal rifugio aperto è tutto. Ciao ragazzi, ci vediamo nella prossima esperienza.